ragazzi, benvenuti in questo primo video del 2018. Spero che abbiate passato un buon Capodanno e anche un buon Natale prima. Esattamente come lo scorso anno, ho pensato di rendere pubblici i miei buoni propositi e per l'appunto sono anche andata a rivedermi quelli che erano i buoni propositi per il 2017. Diciamo che sono stati più o meno rispettati tutti. Di più di meno, l'unico che mi manca è quello di imparare una nuova lingua o migliorare una lingua che so già come il tedesco avevo in mente io, oppure imparare lo spagnolo. È una cosa che mi manca e verrà aggiunta un pochino ai buoni propositi per il 2018. Vediamo quello che riuscirò a combinare. Direi di partire subito con il primo buon proposito, che è quello di cancellare qualche nuovo stato dalla mappa qui dietro. In realtà ho già un work in progress perché il primo stato lo cancellerò il 9 di gennaio perché appunto tra il 9 e il 12 visiterò un nuovo stato in Europa. Non vi spoilerò quale perché vi obbligherò, se volete saperlo, a seguirmi o su Facebook o su Instagram, dove appunto verrete aggiornati su dove andrò. Appunto, in particolare su Instagram vi dico di seguirmi perché appunto vedrete cose che magari non metterò poi sui video di YouTube. Secondo buon proposito è quello di essere più ordinata un pochino in tutti gli aspetti della mia vita, sia come organizzazione e ordine per quanto riguarda il canale YouTube o i vari social, quindi avere magari già dei video pronti se dovessi magari non avere il tempo di montare dei video, eccetera. Legato a questo c'è il terzo buon proposito, che è quello di portare sul canale video con continuità, quindi cercando di saltare il meno possibile le pubblicazioni, che già sono tra virgolette poche, perché ne pubblico una a settimana, se ancora salto è un po' un peccato, diciamo così. E soprattutto quello di portare video di buona qualità, quindi migliorare un pochino col montaggio. Collegato a questo c'è il quarto buon proposito, che è quello di ampliare un pochino la mia attrezzatura sia foto che video. Non ho grandi cose al momento perché ho semplicemente la 700D con obiettivo kit, la GoPro che è una Hero 4 Silver e il cellulare, a cui poi si affiancano cavalletti, il cavalletto, quello principale, un mini Gorilla Pod e poche altre cose, quindi vorrei un pochino ampliare l'attrezzatura anche appunto per migliorare la qualità del video. Proposito numero 5 è quello di leggere di più e di guardare più film, appunto in generale, ma per quanto riguarda il canale vorrei portare nella rubrica dei top di biblioteca non più libri tra virgolette a caso, ma libri legati o al mondo dei viaggi su cui si sviluppa un pochino il canale, oppure legati a quello che ho studiato io, quindi all'ambiente, alla natura. Vediamo quello che riuscirò a fare, magari riuscirò a trovarne qualcuno collegato al film, che, appunto, in modo tale da fare un piccolo paragone tra di loro. In questo caso vi faccio un piccolo spoiler, visto che siete arrivati fin qui, vi dico che il libro che sto leggendo adesso è Nelle terre selvagge, che è stato trasposto in film con il titolo di Into the Wild, quindi se siete interessati a sapere che cosa ne penso di libro e film, iscrivetevi al canale in modo tale da non perdervi il video in cui ne parlerò. Io spero che abbiate trovato interessanti i miei buoni propositi. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social in cui seguirmi fuori dal canale YouTube e in cui il buon proposito è quello di rimanere più attiva possibile. Lasciatemi un commento con almeno un vostro buon proposito, in maniera tale da darmi magari anche qualche idea per il futuro, o magari ne aggiungo qualcuno alla mia lista per il 2018. Lasciate un like al video e condividetelo se vi è piaciuto. Noi ci vediamo la prossima settimana. Have a nice life!